in piazza Umberto I si staglia maestosa la mole della parrocchiale, dedicata a Santa Maria Maddalena, tra le espressioni più rappresentative dell'architettura settecentesca del Salento meridionale. Ad accompagnare la monumentale struttura è l'ottocentesca torre dell'orologio, posizionata al fianco dell'edificio insieme all'antico quadrante solare. L'interno della struttura si apre con solennità in un impianto a tre navate, che si sviluppa nella pianta a croce latina. Dall'alto si diramano ricchi stucchi decorativi, realizzati nella tipica maniera del rocail salentino. La navata centrale ospita diverse tele di Oronzo Tiso, che celebrano le vicende tratte dalla vita della Maddalena. Posizionato sul transetto è degno di nota l'altare dedicato alla santa titolare, intagliato con grande perizia nel Settecento. Al centro si mostra la Maddalena, riprodotta in una deliziosa scultura lignea di scuola napoletana. Sempre all'arte partenopea è riconducibile il tabernacolo ligneo dell'altare, il quale ospita una preziosa reliquia della santa. Le statue dei santi Andrea e Gaetano fanno da cornice alla struttura, mentre in alto, tra frange e cartigli, compare la tela ovale di San Vito, realizzata dal pennello di Oronzo Tiso. Notevole è la tela della Madonna del Rosario, dipinta nel 1597 dal pittore neretino Donato Antonio d'Orlando, oggi affiancata al fonte battesimale. Testimonianza della feconda devozione religiosa oggianese, la chiesa parrocchiale si attesta tra le strutture ecclesiastiche più affascinanti del Settecento di Terra d'Otranto.